L'avvertenza tra Spagna e Regno Unito su Gibilterra, oggetto di un'indagine europea. Gli ispettori di Bruxelles sono giunti in loco per verificare le accuse mosse da Madrid, così come dal governo della Rocca, riguardo i controlli alle frontiere e le denunce di contrabbando. Escluso al momento della missione il controllo della barriera di 70 blocchi di cemento collocati in mare a luglio per il ripopolamento ittico e che secondo la Spagna danneggia gli interessi dei pescatori iberici. Non è possibile avere un paradiso fiscale nel cuore dell'Unione Europea, né uno spazio in cui, come tutti sanno, vengono infrante le più elementari norme di rispetto dell'ambiente europeo e del senso comune, ha detto il premier Mariano Rajoy da New York, dove si trova per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Spagna denuncia in particolare l'aumento del contrabbando di tabacco, ragione per la quale ha intensificato i controlli doganali. Secondo il Regno Unito, le lunghe code formatesi al varco sono una forma di ostruzionismo da parte del governo di Madrid.